dopo gli inni pontificio e bulgaro, ecco ora che il Papa saluta la guardia d'onore e poi seguiranno le presentazioni delle delegazioni. Accompagniamo anche questo momento perché è sempre molto significativo e molto bello. Ed ecco ora la presentazione da parte del Papa della delegazione vaticana. Vediamo i cardinali, il primo è il cardinale segretario di Stato e poi i vescovi, gli arcivescovi e poi i membri del seguito papale. Presentazioni, il Papa e il Presidente ora salgono al secondo piano e dopo aver attraversato la guardia d'onore entrano nella sala dove viene scattata la foto ufficiale e ha luogo l'incontro privato. Non dimentichiamo,
l'incontro privato è un incontro molto importante, è un incontro che ordinariamente il Papa ha sempre con il Presidente della Repubblica del paese che visita. Viene chiamata questa la visita di cortesia al Presidente della Repubblica. In questo caso il Presidente della Repubblica è il Presidente della Repubblica di Bulgaria. Immagini che la televisione bulgara ci fa vedere. Adesso siamo passati da quel suono così bello alla sala dove Papa e Presidente della Repubblica Bulgara si trovano per il loro incontro privato. E ancora una volta noi vedremo le porte che si chiudono quando i due siedono per questo incontro privato. Accanto a loro, naturalmente, c'è chi traduce per il Papa, ma anche per il Presidente. E allora diamo uno sguardo ancora una volta anche noi a questo quadro, a questa immagine, perché poi le porte tra qualche istante si chiuderanno. E allora noi continueremo col nostro commento, anche perché abbiamo detto sono momenti molto belli. Io mi ricordo quando qualche volta il Papa diceva mi raccomando, pregate. Vашето посещение в нашата страна и в Северна Македония е доказателство. Не нашата паезия не е на Македония, не, но е една проба. Че в тази борба няма големи и малки страни и народи. А такива отдадени на комунизма и каузата за един по-мен комунизм. Без и по-мен, които си дедикано на Адия Матери Коза Романистике е на кауза, която на Мондо е една лита милиона. Благодаря ви, господин президент, за вашето. Ed ecco che il dialogo ora si è concluso, le immagini ritornano un pochino all'esterno. Filippo, allora questo viaggio è incominciato. La tradizione europea che il Presidente della Repubblica tende a volere confermare, a differenza dei colleghi e degli altri paesi dell'area slava. Ecco, io vorrei dire per chi è in ascolto che le immagini ci riportano ancora all'incontro precedente ed è bello questo perché non possiamo immaginare che uno si incolli davanti al televisore e non si muova.
E qualcuno però potrebbe chiedersi, ma cosa è questo? Dove siamo? E qui abbiamo il Papa col primo ministro, il primo ministro che presenta dei doni al Papa. Ecco, poi bacia la mano al Papa. E noi non siamo abituati a vedere questi gesti così belli. Io dico che sono gesti veramente belli. Ed è bello che ci sia anche, ripeto, noi stiamo attendendo che quell'incontro che è appena incominciato possa terminare. E allora le immagini o ci portano da una parte o dall'altra. Ci portano, per esempio, a vedere le immagini delle medaglie del pontificato. Vediamo se possiamo vederle. Ecco, per un attimo. Ecco, il primo ministro le osserva e guarda e vede contento.